Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di alcuni frutti che proprio in questo periodo, natalizio appena trascorso, di solito vengono molto consumati. Stiamo parlando dei datteri. I datteri in realtà sono delle bacche, sono il frutto di un albero, di una palma, che è una pianta che si caratterizza per la grande produttività, ma anche per la grande longevità. In genere iniziano a produrre i datteri dal terzo anno di vita e possono arrivare anche nelle giuste annate a produrre per ogni singola palma anche 50 kg di datteri. I datteri ovviamente hanno questa forma abbastanza oblunga, comunque carnosa, con all'interno un nucleo abbastanza allungato, caratterizzato da un solco centrale. Il sapore è ovviamente molto, molto dolce. E ha una consistenza però alquanto gommosa. In effetti noi siamo abituati, perché sono quelli che troviamo più facilmente in commercio, a consumare i datteri essiccati, a causa anche della elevata deperibilità di queste bacche, però in realtà si possono trovare, possono essere consumati anche i datteri freschi. Ne esistono di tantissime varietà, in genere vengono raggruppati in tre grandi famiglie: sono i datteri di Israele, della Tunisia e i datteri californiani. Quali sono i valori nutrizionali? Allora, un 100 grammi di datteri essiccati apportano all'incirca 270 calorie, quindi un numero comunque importante. Quindi, quello che notoriamente si dice su questi frutti, cioè l'essere molto calorici, possiamo dire che comunque corrisponde a verità. Però, dobbiamo anche dire che sono molto ricchi di sali minerali, soprattutto magnesio, potassio, calcio, fosforo, ferro e vitamine, quali soprattutto quelle, le vitamine del gruppo B. Chiaramente nei datteri che sono essiccati rispetto a quelli freschi troviamo anche una maggiore concentrazione di calorie, di zuccheri, di sali minerali, ma una minore invece concentrazione di vitamine. Questo a causa, insomma, del trattamento a cui vengono sottoposti per poter essere essiccati. Però rispetto ad altra frutta disidratata, possiamo dire che i datteri contengono una maggiore concentrazione di molecole antiossidanti, soprattutto flavonoidi e carotenoidi. Quali sono quindi le proprietà dei datteri? Innanzitutto, come detto, sono molto energetici, sono rimineralizzanti. Un buon apporto di calorie, ma non solo, ma di micronutrienti, li rende adatti per quelle diete ipercaloriche, cioè quando c'è necessità di dover prendere peso, ma anche semplicemente in caso di debilitazione fisica o per esempio per la dieta di chi fa sport a un certo livello. Sono molto ricchi di fibre, quindi aiutano il transito intestinale, contrastano la stitichezza e diminuiscono anche l'assorbimento intestinale di colesterolo. Inoltre, sempre le fibre presenti all'interno dei datteri ci aiutano comunque a raggiungere un certo senso di sazietà. Contengono magnesio e potassio, abbiamo detto, soprattutto il potassio. Soprattutto anche nella variante fresca, quindi nei datteri freschi, ha ottime proprietà diuretiche e depurative. Tra gli altri sali minerali abbiamo citato anche il calcio e il fosforo, che sono due sali minerali fondamentali per la salute delle ossa, quindi è un buon frutto per mantenere in salute l'apparato scheletrico e anche prevenire l'osteoporosi, soprattutto nelle donne. Una porzione media di datteri corrisponde a quelli essiccati all'incirca sui 20 grammi, sarebbero 3 o 4 frutti. Nella variante fresca ovviamente parliamo di circa 150 grammi. Viste tutte le caratteristiche possiamo dire che comunque i datteri possono essere soprattutto un ottimo spuntino spezzafame, soprattutto se svolgiamo magari una certa attività fisica, oppure possono essere un ottimo complemento per la nostra colazione mattutina. In cucina poi si abbinano bene soprattutto ad altri tipi di frutta secca o disidratati o anche con i dessert o anche con i formaggi. Però ovviamente dobbiamo fare attenzione perché contiene anche o comunque
ha anche delle controindicazioni. Quali sono? Ovviamente partiamo dal numero di calorie che sono abbastanza elevate, quindi sono sconsigliate per chi deve perdere peso. Sono sconsigliate anche per chi soffre di iperglicemia, di diabete, perché contengono un elevato numero di zuccheri, non solo, ma hanno anche un indice glicemico molto alto. Se consumati in eccesso possono portare anche a avere degli attacchi di emicrania e sono anche sconsigliati per chi è allergico o intollerante al nichel. E infine sono anche sconsigliati per chi soffre di gastrite, perché si caratterizzano, diciamo, per una scarsa digeribilità. Bene, queste sono le proprietà principali dei datteri. Se volete approfondirlo potete farlo leggendo l'articolo che troverete sul sito, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande o per proporre degli argomenti da trattare nella nostra rubrica. E vi rinnovo l'invito per la prossima settimana con un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre su Cilento Channel. Ciao!